Oddio, gli scoppia. Che cosa demenziale. Cioè, la fuga del pallone. Paola, ma fai apposta? Momento sto godendo come non so cosa, gli è scoppiato il cervignolo. È morto. Facciamo il funerale. No! Eccolo qui. Dai, andiamo a fare il funerale. Questi sono i resti del figlio. Per il nostro figlio. Paola, io però non ce la lascerei la tastiera lì incustodita. Va bene che non costava un cazzo, però. Grazie. Vabbè, questo sì, abbastanza. Mi sembrava la giacca. Aspetta. Era un palloncino molto buono. Io lo conoscevo da sempre. Aspetta, per cappuccio. Paterasso. No, aspetta, devo fare. Io lo conoscevo da sempre, avevo quel colorito verde con la scritta Andrei nei giocattoli. Siamo rifigia. A me è dispiaciuto tanto, però io a Paola glielo ho detto, stai attenta, non mandarla a giocare nelle foreste con le tagliole. Era un essere molto speciale, anzi quasi umano. E non ho parole, basta. Lascio la parola alla mamma. O quello che è. Devo baciare il figlio. Che schifo! Oddio! Oddio, sembra una Madonna! Metti un po' Mary! La suora! Madonna! L'ho fatto apposta! E quale suora sei? Quella che si deve sciacquare la bocca? No! Adesso, fratello, venite in pace. Sembri la Brigliatori dell'Isola dei Famosi. Non fare figure di merda, ti prego. Tanto ormai noi. Dopo il palloncino. Ma dopo il palloncino, non finirà. A proposito, questo è un palloncino normale, quello per i bimbi. Non fraintendete. Adesso Filippo è davvero. Adesso Filippo è davvero. Guarda che se ti parte, ti... Aspetta. Tieni. Vuoi vedere? Cosa? Mi finisce nell'occhio? Aspettate. Sarà su. Oddio! Lo sapevo. No, devo andare perché c'è il controllo. Aspetta, porca miseria, mi fa. E questo mi chiedere. Mi fa un paradiso. Mi sa anche le colombe. Andiamo in giacchetta perché forse. Via coccolone, già domenica. Via coccolone? Si riveste la suora? Sì, da senza costume a... Allora mi sta cascastetto. Guarda. Ma sai com'è? Quella lì è una casettina un pochino abbandonata. Sai com'è? Abbastanza. Dunque, andiamo al cacatoio. Stoppiamo e facciamo i misteri.